Siamo qui oggi con Gianni Dell'Orto. Io non dovrei sapere chi è, ma invece so benissimo chi è perché, avendo seguito i corsi di Tantan ed essendo lui un docente della scuola appunto di Tantan, so benissimo chi è. E ci vuoi parlare del tuo ultimo progetto che prima appunto stavamo parlando? Però prima mi hai detto che era bello, che mi hai detto che ti dispiaceva che... Assolutamente mi è dispiaciuto non seguire il suo corso. Ecco, però è stato un corso che 2 anni fa è iniziato a metà. Però ha seguito il mio, scusa, eh? Sì. Ecco, quindi assolutamente ho seguito quello di Marco. Cominciamo a litigare. Sì, no, è a me che dispiace che non si sia Invece a me ha fatto piacere che abbia seguito il mio. Adesso finisce una rissa. Certo, cominciato tu. Allora? No, mi è dispiaciuto sicuramente tantissimo perché era veramente tra i corsi che più mi sarebbe piaciuto, quello sicuramente. È stato un corso che purtroppo è iniziato a metà, io ne avevo già iniziati altri e purtroppo mi è sfuggito. Però ovviamente ho seguito tutte le interviste comunque su Tantan TV e... Comunque adesso la mettiamo apposta così lui si arrabbia che... Se faccio anche delle lezioni di ripetizione private. Perfetto. Per cui possono... recupererò. Dai. No, comunque è stata un'esperienza incredibile, non tanto il corso, ma il gruppo, perché la bellezza di questa scuola non sta nel fatto che uno impara qualcosa. Infatti è una non scuola. È una non scuola, ma è meravigliosa, sono meravigliose le relazioni che si creano. Allora, questo gruppo è un gruppo pazzesco di persone di tutte le età, di tutte le professioni, per lo più molto più colte di me e molto più sagge di me, per cui alla fine sono io che imparo e loro che insegnano. Ma la bellezza è che dopo un anno, e adesso a questo punto 2 anni e mezzo, è un gruppo di amici. Quindi il corso si è trasformato in un gruppo di amici che segue dei progetti, ma che per lo più ceniamo insieme, andiamo, capito? Usciamo insieme, cioè è davvero una cosa, non da cuori solitari, è una cosa bella, intensa, che davvero, davvero crea una scuola di vita diversa da qualsiasi scuola, quello si è capito che Tantan è diverso da qualsiasi scuola, ma ha questa cosa in più, perché non avviene in un luogo così deputato per insomma, l'insegnamento, non ci sono regole, non ci sono età, non ci sono diplomi, non ci sono voti, ed è in quell'istante, in quel momento che tu davvero, sì, non dico impari, ma scambi le proprie esperienze e si crea davvero un gruppo intenso, ecco. Questo è Tantan. Guarda, non ho seguito personalmente il tuo corso, però ti posso dire, io ho seguito molto volentieri il corso di Poma e ti do assolutamente ragione. Cioè Tantan, io credo che tutti quelli, qualunque corso si sia seguito, sono pienamente d'accordo con quello che hai appena detto. Cioè sì, veramente d'accordissimo. Anche perché noi dopo 3 anni siamo ancora qui col Poma, sì, a fare cose strambe, quindi quel che dici tu... Sì, no, difatti a volte può essere una disgrazia anche questo, però capisco, non sempre... No. Si imparano cose trasversali, strane, che uno non penserebbe di voler imparare, poi le scopre e gli piace. Ma più che imparare è vivere, che è diverso, è vivere le cose. Ma dicevi prima che tu sei anche un insegnante di yoga. No. Fondatore faccio così della per la luce. No, gestisco una scuola di yoga, organizzo un festival di yoga molto prestigioso a Merano, seguo questa disciplina perché ti fa bene, insomma alla fine fa bene, però non è che insegno, la gestisco perché, vabbè, per tutta una storia per cui ho ereditato questa scuola e la porto avanti con un gruppo di persone meravigliose che sono insegnanti e così. Gente di quel mondo, però per un creativo eclettico come sono io, che fa tante cose diverse, penso che sia una disciplina ideale per rallentare, per trovare il tuo angolino così, dove
non dove riflettere, non dove andare chissà in quale mondo, ma semplicemente per rallentare il motore e ricaricarti, altrimenti... Tu ogni tanto inserisci qualche lezione yoga pertinente nelle altre tue lezioni? Sì, no, è mia abitudine, l'ho fatto tante volte e funziona, pur non essendo un insegnante di yoga, ma avendo seguito molti corsi sulla meditazione, mi piace molto, e lo faccio, di fermare il gruppo, proprio di colpo, e ci mettiamo a meditare. Io, diciamo che so quel minimo per poter condurre una meditazione, così, a vari nomi la meditazione ci sono di vario tipo, però quella più semplice e non è difficile condurla e portare le persone a uno stato di totale rilassamento e di cercare di liberare tutti i pensieri. Questo lo faccio spesso, perché in quel modo tu scarichi un sacco di tensione, ma da un punto di vista creativo è come quando fai 1000 bozzetti, 1000 scritte, poi butti via la carta, butti via il file e la tua mente o il tuo pezzo di carta è libero e tu sei libero da molte, da tanti condizionamenti. E ad esempio adesso, anzi lo inaugurerà fra un paio di settimane a Milano, ho organizzato una mostra in cui l'arte si intreccia con la meditazione. Allora ho chiesto a 18 artisti amici di comporre, di fare un'opera pittorica, o alcuni hanno fatto delle fotografie, che fosse un elemento ispiratore, quasi uno strumento per la meditazione, no? Quindi molti hanno fatto dei mandala, hanno fatto delle ognuno col proprio stile, però senza, non dovevano fare una cosa, come dire, con una regia che non fosse la loro. Ed è venuto fuori una mostra molto bella, molto intensa, perché queste opere sono poste su un cavalletto, ambientate con davanti un tappetino da yoga, quelli classici, il cuscinetto, un piccolo vassoietto con i petali di fiori, in modo che a quel punto l'opera non diventa solo un momento di contemplazione, ma diventa un momento di astrazione. Tu vai lì, siedi, non dico che ti metti a meditare, perché in mezzo alla gente non si fa, ma comunque vivi quel momento in cui si crea un rapporto molto molto intenso tra l'arte e il tuo pensiero, la tua intimità. E questo suppongo che sia stato fatto, però ha avuto un bellissimo risultato, tanto che l'ho fatto a Merano, la porto a Milano, e a settembre addirittura questa piccola mostra nata quasi per caso, alla quale si stanno aggregando altri artisti, verrà fatta al Maxi di Roma. Quindi è incredibile come una cosa così, che si ispira su una cosa, su un elemento, su una disciplina come è la meditazione in fondo, e su un'altra disciplina che è l'arte, e che si sposano in quel momento, abbia questa intensità. Sono molto contento, non per me, ma per tutti gli amici che hanno prestato un'opera. Guarda, mi ha colpito molto questa cosa dei mandala, che comunque è un'arte effimera, cioè quello che forse è tutta l'arte contemporanea, un'arte comunque sia del momento. Cioè, a me piace tantissimo questa cosa, molto bella anche questa cosa dovuta alla meditazione in luoghi comunque come musei, dove uno non può meditare. Giusto. Mi piace molto questa unione.
cosa pensi dell'arte contemporanea, di quest'arte effimera? Cioè, come la vedi, come la vivi, cioè, come la vivi proprio? Boh, non divido, no, l'arte, cioè l'arte contemporanea non sarei in grado di risponderti. No, questo così. Sì. Ti posso dire che divido. No, vivi proprio la tua. Sì, divido nettamente l'arte contemporanea, no, ma ti provo a risponderti sì. In questo senso. Divido nettamente quello che è l'arte vera, cioè quella necessità che ha l'uomo. A prescindere che sia artista, non artista, bravo, che abbia una certa manualità o una certa fantasia o un certo intelletto, non mi interessa. A me piace l'azione dell'arte, cioè il fare, no? L'esprimere, il comunicare, qualsiasi cosa, qualsiasi azione che è racchiusa in un atto intimo, cioè l'atto di fare. Invece sono, non dico contrario oppure mi oppongo perché chi se ne frega, ma l'arte come mercato, come establishment, come istituzione è una cosa che non solo non mi interessa, ma penso che stia stancando anche tutti quanti, perché in fondo l'arte è ovunque ed è di tutti, e questa è la sua bellezza. E questo concetto che stai dicendo è molto slow art, perché noi abbiamo il nostro amatissimo regista che si fa paladino di questa idea di arte. Lui usa altre parole, ma la sostanza è la stessa. No, infatti ogni tanto ci incontriamo su questa cosa perché è la stessa cosa con nomi diversi. In fondo questa operazione, ripeto, piccola, è per nulla né visionaria né presuntuosa di queste opere sulla meditazione. Cosa c'è di più slow che la meditazione? Quindi anche in queste cose ci incontriamo. C'è tanta gente che si incontra poi su un fenomeno mondiale.